siamo all'Istituto Torrente, un istituto alberghiero in questa sala molto bella, molto accogliente, per il settimo incontro per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, organizzato da SCABEC con la Regione Campania e ideato dalla cooperativa sociale L'Isola Che C'è. La cooperativa sociale L'Isola Che C'è e SCABEC portano avanti questo percorso di promozione di relazioni sane e costruttive che contrastano il bullismo e in maniera particolare il cyberbullismo e quindi diciamo l'esposizione all'utilizzo di social e di tutto ciò che passa attraverso il web. Sono l'avvocato che fa parte di questo team scelto per questo progetto Bulli di Sapone. Il mio ruolo in questo team è quello di spiegare, oltre al cyberbullismo e bullismo come fenomeno sociale, anche le conseguenze civili e penali in cui possono incorrere i ragazzi che commettono questi atti e naturalmente gli strumenti a tutela delle vittime del bullismo. Siamo al settimo incontro qui a Casoria, all'Istituto Torrente. Io sono Teresa Dauria, sono una psicologa. Il mio compito oggi è quello di fornire indicazioni in questo progetto di prevenzione sul bullismo ai ragazzi di questa scuola. Buongiorno a tutti, siamo oggi all'Istituto Torrente di Casoria, dove per la settima tappa del progetto Bulli di Sapone della Regione Campania. E in questa occasione sarà anche proiettato anche in questo istituto il cortometraggio Il Seme della Speranza, di cui io sono il regista, Nando Morra.